colpita alla testa e rapinata, vittima una 51enne questa mattina in piazza Napoli. Adesso i cittadini hanno paura. Rossi convoca il comitato di ordine e sicurezza. Dietro fronte dell'amministrazione sul regolamento comunale, bici multate solo se intralciano il passaggio. Rossi annuncia: è ora di cambiare, io voto Renzi. Il segretario nazionale della CISL Padova: sciopero confermato, faremo un passo indietro solo se il governo cambierà la legge, servono i tagli alla spesa. Parla l'assessore ai tributi: 2 milioni di euro in meno sono i soldi delle bollette non pagate al comune dalle aziende fallite, poi ci sono quelle che aprono e non dichiarano. Uno scheletro di donna del 1500 restituito questa mattina dalla terra, luogo di ritrovo piazza Eremitani, ora via agli studi della sovrintendenza. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. In apertura l'avete sentito, è il quinto caso soltanto nel mese di ottobre. A Padova c'è la paura, si teme che ci possa essere un rapinatore seriale. Questa mattina in piazza Napoli una donna è stata presa a sassate in testa, è stata colpita, aggredita e derubata. Il quinto caso in pochi giorni. Per tre volte a colpire potrebbe essere stata la stessa persona. È successo un'altra volta questa mattina, poco dopo le 8, in piazza Napoli alla Sacra Famiglia. Una donna rumena di 51 anni è stata aggredita alle spalle, colpita in testa e tramortita. Il malvivente è scappato con i pochi soldi che la signora aveva nella borsa. Un'azione veloce, non ha visto niente nessuno. Mi hanno raccontato di una signora che camminava per il vialetto ed è stata aggredita alle spalle da un uomo con una pietra che l'ha colpita, per portarle via la borsa. Dopodiché lei si è messa a gridare, è stata soccorsa da una ragazza e l'hanno portata al pronto soccorso. La vittima della rapina ha riportato una ferita lacero contusa alla testa, ma nessuna grave conseguenza. Polizia e carabinieri stanno indagando insieme per risalire al colpevole. C'è ottimismo. Ascoltate le persone che hanno soccorso la 51enne. Il rapinatore, probabilmente uno sbandato, prende di mira persone che ritiene deboli e isolate. Le colpisce a tradimento e poi si allontana. Il bottino non è mai consistente. Ed oggi ha parlato anche il sindaco Ivo Rossi, sono vicino alle persone che sono state aggredite, è convocato per la prossima settimana un comitato di ordine e sicurezza, fiducia nei confronti delle forze dell'ordine che stanno indagando, ma intanto aumenta la paura in città, sentite le testimonianze che abbiamo raccolto. Il 5 ottobre al cimitero dell'Arcella, poi il 7 in via Alberto Magno, quindi il 13 a Ponte di Brenta e ancora il 26 ottobre nel quartiere Palestro in via Tirana, per terminare con quello di oggi in piazza Napoli. Cinque colpi simili sono quelli sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. In città intanto cresce la paura. Si sentono aggressioni un po' tutti i giorni, poi c'è questa persona che pare che sia quasi seriale, eccetera eccetera, quindi... sicuramente è una cosa che preoccupa. In questo momento qui ho un po' di paura, speriamo che a me passa, se non mi tocca stare sempre a casa non mi piace. In posti dove passa molta gente, lui colpisce qui, che c'è sempre qualcuno che gira durante il giorno e che nessuno dica ho visto. Brutti tempi stanno correndo, bisognerebbe fare qualcosa, ma comunque se lo vedo lo segnalo, quello senz'altro, guarda. No, non ci sentiamo sicuri, no, perché ci vorrebbe qualche, non dico una ronda come parlavano tempo fa, però un paio di vigili che venissero ogni tanto a fare un giro per controllare, perché è veramente diventato un pericolo, è capitato parecchie volte in pieno giorno. Qui ci sono sempre essere comunitari, però si sono sempre comportati bene. E la miseria fa fare di tutto e di più. Cerco di stare attento, di stare accorto, via. Rilanciamo l'ipotesi delle ronde e siamo pronti ad accogliere chiunque vi voglia fare parte. Queste sono state le dichiarazioni di Massimo Bitonci all'indomani dell'accaduto, quello che è successo. Ha dichiarato Bitonci: i ragazzi della sezione padovana della Lega stanno preparando la mappa del degrado in città. L'idea è quella di censire le zone più a rischio, i luoghi in cui si spaccia oppure sono avvenute risse e rapine. Non solo, la polizia non ha uomini e mezzi sufficienti per affrontare l'emergenza in corso, nonostante Zanonato sieda tra i banchi del governo a farsi mandare da Roma dai rinforzi. Come militanti e sostenitori della Lega, ma soprattutto come cittadini padovani, non possiamo rimanere fermi di fronte a questa esplosione di violenza. Le dichiarazioni di Massimo Bitonci, presidente dei senatori della Lega Nord.
Ed ora torniamo al sindaco Ivo Rossi, dietro fronte in merito al regolamento comunale, lo ricorderete alcuni giorni fa le proteste, divieti troppo severi per quanto riguarda le biciclette, così Rossi inaugura il nuovo corso per la città ma anche per la politica e si dichiara apertamente renziano. Alla luce però anche delle osservazioni che ci sono state, abbiamo pensato di modificarlo introducendo sostanzialmente che la bicicletta che attaccata al palo, che ostruisca il marciapiede, che impedisce al disabile di potersi muovere, quella va sanzionata. Dietro fronte del sindaco sul regolamento comunale non saranno più comminate sanzioni a chi posteggia le bici fuori dalle rastrelliere. Da Palazzo Moroni un ripensamento di buonsenso dettato al di là delle proteste, ricorderete quella del Pedro, dall'ascolto di una frangia della sua stessa maggioranza. Durante il dibattito in consiglio sarà proposto come emendamento in modo tale anche da semplificare la procedura su indicazione della stessa giunta, nel momento in cui se lo proporranno, siccome gliel'abbiamo suggerito, l'accoglieremo. Il sindaco, per essere chiaro, ha anche portato le prove. Come vedete ostruisce completamente il passaggio pedonale. Oppure queste chiaramente abbandonate, Rossi le ha fotografate e inviate ai vigili. Un passo indietro che sia soprattutto indicazione a guardare oltre, a non perdersi in polemiche come questa. Il paese ha bisogno di marciare veloce, pena il rischio di restare troppo indietro. Basta discutere del passato, ecco perché, annuncia Ivo Rossi, il mio voto andrà a Matteo Renzi. Per il prossimo congresso del PD sono orientato a votare per Matteo Renzi perché insomma, una chance è stata data importante a Bersani. Per ragioni diverse non si è colta l'occasione, anche l'opportunità che c'è stata, anche insomma, conosciamo tutti quello che è accaduto e credo che oggi bisogna anche scommettere su un cambio di passo e mi pare che da questo punto di vista Renzi sia in grado di interpretarlo. Cambiare la legge di stabilità oppure lo sciopero è confermato questa mattina a Padova, c'era il segretario nazionale della CISL per l'assemblea dei delegati, un Crohn Plaza davvero pieno di partecipanti, da lui le dichiarazioni: è necessario abbattere la spesa pubblica. La politica ha sicuramente mancato nella visione del futuro di ciò che serviva al paese e lo ha tradotto con provvedimenti slegati uno dall'altro. Spesso dannosi che hanno moltiplicato la spesa, soffocato le imprese, impedito l'azione di controllo sull'evasione, ridotto la sicurezza pubblica, limitato la ricerca, isolato le famiglie. Lo sciopero sarà scongiurato solo se il premier Enrico Letta farà un passo indietro sulla legge di stabilità, perché sostiene Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL, oggi a Padova, convocato per l'attivo dei delegati, questa legge si può e si deve cambiare. Ha vinto il partito della spesa. Si è visto. Il partito della spesa, il taglio invocato da Bonanni alla spesa pubblica, ovviamente l'unico realmente realizzabile. L'unica operazione da farsi è sulla spesa pubblica e in prospettiva naturalmente se lo influenza anche attraverso le tasse e su altre operazioni come le energie e così via dobbiamo fare sulla produttività di sistema. Altre storie non possono esserci. No ai tagli lineari, sì a riforme certe. Bonanni tende la mano, riprendere la discussione con le parti sociali è l'unica via. Per 30.000 punti di appalto in Italia sono incompatibili con la velocità e con la trasparenza. Municipalizzate, appalti, ma soprattutto spesa pubblica per invertire la tendenza, serve coraggio. Lo sciopero per ora è stato deciso per il 15 di novembre, ma intanto continua la moria silenziosa delle nostre imprese. Padova Rovigo, io oggi credo che ci sia un'azienda da 5.000 lavoratori che sta rischiando il proprio posto di lavoro. E a proposito di tasse del fisco che colpisce le nostre imprese, il territorio, oggi si è espresso anche il governatore del Veneto Luca Zaia, sono 21 miliardi di euro che il Veneto lascia a Roma, domani il governatore sarà nella capitale per imporre i costi standard nella sanità. Lo Stato è tiranno, lo Stato oggi rappresenta per noi l'ufficio complicazioni affari semplici, è un elemento di disturbo nella nostra azione amministrativa. Noi dobbiamo ritrovarci nella condizione misera dei mendicanti, di coloro che vanno a chiedere di poter avere finanziato l'ospedale di Padova, il Policlinico Universitario, e penso che questa condizione dovrà finire. Domani saremo a Roma, il tavolo è quello dei presidenti per discutere i costi standard. Noi porteremo la posizione assolutamente
unica e a testa d'ariete per l'applicazione dei costi standard, per la sanità, e quindi il grande passo, perché se applicassimo i costi standard quantomeno costringeremmo molte comunità in giro per l'Italia a vivere in maniera virtuosa e non sperperare come accade. Mancano 2 milioni di euro nelle bollette del comune di Padova. Questi soldi da dove vengono? Vengono da tutte le imprese che in questi anni sono fallite. A proposito di tasse, ecco le dichiarazioni dell'assessore ai tributi Umberto Zampieri. 40 milioni di euro è l'introito annuo del comune da Acegas APS bollette. I padovani sono piuttosto ligi al dovere, all'appello, però secondo le ultime stime dell'ufficio tributi mancherebbe un 5%, 2 milioni di euro, bollette non pagate, quelle di tutte le imprese che hanno chiuso. Più che i mancati pagamenti si nota abbastanza negli ultimi 3 anni un calo del numero di utenze, cioè tutte le aziende che chiudono poi chiudono anche l'utenza per l'igiene urbana, e qui i numeri adesso non li ricordo in maniera precisa in questo istante, ma quando li osservo fanno una certa impressione. Nel primo semestre del 2013 la provincia di Padova ha perso 449 imprese manifatturiere e delle costruzioni inghiottite dall'ombra nera della crisi. Aziende piegate dal peso della burocrazia, scarsi finanziamenti, mancato sostegno e soprattutto tasse. I dati sono di Confindustria. Attività industriali e commerciali e artigianali che per la normativa nazionale pagano per l'igiene urbana molto di più delle famiglie. La TIA, che da quest'anno poi si chiama Tares, in realtà non si chiama più TIA, mediamente a Padova città viene a costare per un appartamento intorno ai 100 metri quadrati con padre, madre e figlio, tanto per dire, intorno ai 180 euro l'anno. All'appello poi mancherebbero altri 600.000 euro. Cioè chi apre un'attività acquista una casa e non fa la dichiarazione per essere soggettato alla tassa. Ci sono circa 600.000 euro l'anno di evasione che vengono perseguiti con una certa decisione. Continuiamo a parlarvi di violenza tra i giovani. I carabinieri hanno arrestato 3 ventenni per estorsione e minacce. Io non esito a definirle modalità di tipo mafioso, sebbene questa aggravante non sia stata contestata per ovvi motivi, però sono delle modalità che almeno nella persecuzione delle vittime sono modalità sicuramente gravi che lasciano pensare, soprattutto se compiute da giovanissimi. Il boss, quello grosso, e l'autista, una baby gang con il modus operandi dei grandi, sono stati arrestati. Tra settembre e ottobre hanno costantemente minacciato 2 giovanissimi della Padova Bene che dovevano 400 euro a dei pusher. Si tratta di una baby gang che agiva per recuperare per conto terzi i profitti, quindi il debito di droga accumulato da 2 giovani padovani, parliamo di droghe leggere. Si facevano trovare sotto casa dei debitori. La pressione psicologica era costante, come quella fisica. In un'occasione sono arrivati a trattenere contro la sua volontà uno dei ragazzi, mentre per far capire che facevano sul serio hanno minacciato la madre e la sorella di uno dei 2 padovani. Sono stati proprio i genitori a denunciare il fatto. Le famiglie di queste vittime che sono riuscite a, prendere la buona fede dei loro figli e quindi a farsi raccontare realmente i fatti. I 3 aguzzini ventenni, già conosciuti dalle forze dell'ordine, dovranno rispondere di estorsione aggravata e continuata, violenza e minacce. Importante sorpresa archeologica questa mattina. Siamo in piazza Eremitani durante i lavori di riqualificazione della piazza per la sua eventuale pedonalizzazione. Questa mattina è stato trovato uno scheletro probabilmente femminile che potrebbe risalire al 1400-1500, quella che vedete, la fossa in cui è stato trovato, c'è ancora il cuscinetto di terra in cui poggiava la testa. Il luogo della scoperta infatti probabilmente era un tempo l'area cimiteriale pertinente alla chiesa. Ora la sovrintendenza ha preso in carico questo scheletro per fare gli eventuali studi e restituirci dunque quello che la storia ci ha regalato.
Il caos della politica al centro del dibattito di Focus. Questa sera 21.05 torna in studio con il direttore Luigi Baccialli. Ci saranno Daniele Stival, Renato Boraso, Bruno Cesaro, Roberto Padrin, Paolo La Placa e Stefania Barbieri e Alberto Montagnier. Questi gli ospiti, ovviamente attendiamo numerosi come sempre i vostri messaggi. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon proseguimento di serata su Rete Veneta, arrivederci.